curator of the Italian UNESCO Heritage Sites exhibition, Vittorio Sgarbi, has arrived in Shanghai to hold a conference and visit the splendid Italian Pavilion. Purtroppo ho visto solo il padiglione Italia, ma mi pare che nel suo essere assoluto, e quindi non avendo ancora fatto I confronti, difficilmente possa essere superato, perché la quantità di immagini, di oggetti, anche di tecnologia, cioè dagli argenti di Morgantina fino al Mose, mostrano un paese che tende a rappresentarsi in modo autolesionistico attraverso la stampa e nella dimensione interna, che però continua ad avere davanti al mondo la forza di una bellezza che è il più alto potere. Noi abbiamo un ministero del tesoro dei beni culturali che ci rende più ricchi di qualunque altro paese, è una nazione che è unita nonostante le pulsioni separatiste che sono soltanto politiche, ma è ricca di una quantità così straordinaria di varietà di bellezza da renderla un continente. Noi non siamo una nazione, siamo un continente. E quindi mi pare che questo sia restituito in modo molto efficace. Ho visto cose che forse addirittura vedevo per la prima volta, una serie di immagini che sono sia originali che riproduzioni, ma che rendono, per esempio nella mostra dell'UNESCO che io stesso ho curato, le fotografie che ci fanno vedere Palladio, che ci fanno vedere Alberobello, che ci fanno vedere Piazza Armerina, I siti che l'UNESCO più che in un altro paese ha voluto rendere siti dell'umanità, beh, certo questo riempie di orgoglio, ma fa anche capire che in altri paesi non ci può essere una varietà così straordinaria. Quindi vedendo questa mostra uno è orgoglioso di essere italiano. Questa mostra, il Padiglione Italia, che si impone con una tale autorità presso quelli che arrivano qui e presso I cinesi che lo vedono, che ci restituisce tutto l'onore che noi stessi talvolta cerchiamo di toglierci. La somma di quello che il padiglione documenta mi pare sia una ragione di grande entusiasmo e orgoglio. Sgarbi visited the various rooms in the Italian Pavilion, accompanied by the Expo Secretary General, Maria Assunta Acci. He showed a lot of interest in the works of art on display and the video installations that document the richness of the landscape and architecture in Italy. He also liked the A Bite of Italy room, with the grand olive tree emerging from the floor in the middle of the room and the 80,000 ears of corn decorating the ceiling. And to finish, lunch at the Caravaggio restaurant to taste a bit of Italian excellence.